a tutti, oggi costruiremo non un artificiale specifico, perché quello che voglio presentarvi è un nuovo tipo di montaggio che può essere adattato costruendoci sopra tutti i dressing che volete. L'idea originale è questa qui, è praticamente uno streamer che ha all'interno un cavo d'acciaio che fuoriesce al momento in cui si ha la boccata del pesce. Praticamente quando il pesce a bocca succede questo. Escono questi 10 cm d'acciaio che tengono il monofilo lontano dalla bocca del pesce. Questo tipo di montaggio si presta anche a un'altra considerazione. Come vedete, l'amo sarebbe un amo molto molto lungo, mentre invece, quindi con un peso notevole, l'amo arriva a questa altezza. Il resto è un filo di acciaio molto molto più sottile, quindi questa cosa ci consente di alleggerire enormemente il peso dell'artificiale. Dunque, adesso io farò un tipo di montaggio che non è questo, ma come vedete, come vestiamo l'amo è una cosa a discrezione di tutti. Prima cosa, dobbiamo allungare il gambo dell'amo, quindi lo allungheremo con un pezzo di acciaio che vedete è grosso modo la metà dello spessore dell'amo, quindi dovendo fare un artificiale molto molto lungo riusciamo ad alleggerire di diverso il peso dell'artificiale. Allora, il nostro acciaio dovremo piegarlo in modo da inserirlo nel gambo dell'amo. Faremo una piega anche dove arriverà, dove sarà la fine dell'artificiale. Tutto il giochino si regge su questo tubetto, che praticamente non è altro che la cannuccia di una nota marca di tè. Quindi dovremo prendere la misura della cannuccia e così avremo l'idea di dove dovremo fare il secondo piello. Il secondo chiello dovrà essere rivolto verso l'alto, quindi una volta formato l'occhiello non faremo altro che piegarlo verso l'alto. Potremmo adesso tagliare un pezzo di acciaio che è troppo lungo, in modo da alleggerire ancora di più il peso finale. Ecco, adesso possiamo cominciare l'artificiale. Ovviamente l'asse di questo pezzo d'acciaio sarà mantenuto dal pezzo di plastica che andremo a legare. Partiamo fissando il filo di montaggio sull'amo. Fisseremo poi la cannuccia in modo da lasciare fra l'occhiello e la fine della cannuccia un po' di spazio. Adesso fisseremo la cannuccia sull'amo. Usando i moderni fili di montaggio, che siano Dyneema o Kevlar o quello che volete,
non c'è bisogno di incollare niente, perché la forza che possiamo conferire con questi fili è veramente enorme. Adesso possiamo fissare alla bacchetta anche il filo d'acciaio e possiamo allo stesso tempo anche chiudere sia la parte che collega l'acciaio all'amo sia la parte che chiude l'occhiello. Non vi preoccupate, una volta chiusa bene col filo di montaggio non si aprirà praticamente più. E lo stesso facciamo nella parte anteriore. Se proprio volete sentirvi più sicuri, una goccina di colla bloccherà il filo di montaggio e di conseguenza bloccherà tutta la costruzione. Adesso siamo pronti per costruire il meccanismo. Per fare questo useremo un altro acciaio molto molto più sottile. Questo è l'acciaio che viene usato o veniva usato dai pescatori a traina come terminale. È un acciaio molto molto sottile che però ha un carico di rottura di circa 50 libbre. Ne taglieremo un pezzo abbondante che esca bene prima e dopo l'amo. Adesso ci faremo un semplice nodo. L'operazione non è proprio agevole, ci aiuteremo ovviamente con un paio di pinze per serrarlo nella maniera più robusta. Tirandolo con due paia di pinze, serreremo il nodo. Una prova da fare subito, che sarà poi quello che regge tutto il peso della boccata, è verificare in maniera molto sicura che il nodo che abbiamo fatto resista, non passi dentro il piccolo foro di una perlina di ottone. Tirando con tutta la forza, come vedete, la perlina rimane in sede. Adesso inseriremo dalla parte posteriore il pezzo d'acciaio. Quando fuoriesce ci infileremo la perlina. Ok, e poi lo faremo passare dall'occhiello. Vedete che adesso il meccanismo è già in grado di funzionare. Chiaramente taglieremo l'eccedenza posteriore lasciando poco poco spazio dopo il modino che abbiamo fatto. Vai. Adesso dobbiamo sta sempre girando. Costruire il meccanismo.
meccanismo che ancora tutto il sistema. Praticamente porteremo il filo fino in fondo ed usando un vecchio accessorio che veniva utilizzato per costruire i cucchiaini, i più vecchi pescatori lo ricorderanno, non faremo altro che decidere la lunghezza, bloccheremo l'accessorio, lo possiamo anche uscire, e costruiremo così l'occhiello al quale andrà legata. Adesso per bloccare il tutto lasceremo la parte che eccede, la lasceremo lunga, in modo che inserendola nell'occhiello blocchi il tutto. La forza con cui il meccanismo scatta verrà regolata dal piegare in avanti più o meno questa eccedenza. Adesso siamo pronti per costruire l'artificiale. Come vedete, nell'esempio che vi ho fatto vedere, abbiamo costruito un piccolo pesce, piccolo per modo di dire. Adesso vorrei costruire un qualcosa di un po' più impressionistico, che sarà adatto a pescare soprattutto lucci, allora la prima cosa da fare è tagliare da un pezzo di pelle di camoscio una coda a falcetto. In questo caso il tubetto di plastica che fuoriesce all'indietro dall'amo ci permetterà di legare la coda molto indietro, così che non si impiglierà durante il lancio sulla curvatura dell'amo. Allora, la coda per tagliare falcetti si può usare tanti sistemi, in questo caso lo taglio con le mani, nessuno ci vieta di costruirsi una piccola fustella che ci aiuterà. Ecco fatto, ovviamente la pelle di camoscio adesso è secca e quindi la codina è abbastanza rigida, una volta bagnata prenderà una vitalità incredibile. Allora, per costruire, per legare bene la codina possiamo girare l'amo all'indietro. Legare la coda. Possiamo anche
investire tutto il gambo dell'anno, fisseremo anche un Millar molto sottile che ci servirà per rivestire tutta la parte di tubetto che rimane fuori dal dressing. Adesso possiamo riportare l'amo nel suo verso consueto e possiamo avvolgere il Millar. Al posto del Millar potete usare un dubbing iridescente, potete usare un Millar più grande inserendolo direttamente dentro il tubo, potete fare tutto quello che volete. Come potete usare questo sistema per montarci sopra i dressing che preferite. Adesso voglio fare uno streamer molto molto voluminoso, che diventi proprio qualcosa di molto molto grosso nell'acqua, pur mantenendo un peso che ci consenta abbastanza agevolmente di lanciarlo. Quindi fissiamo un brush di Puglisi, ed avvolgiamolo poco sopra la curva del naso. Bastano pochi pochi giri. Come bisogna sempre fare utilizzando i materiali di Enrico, con un piccolo pettine gli daremo la forma che vogliamo. Apriremo tutte le fibre. Ecco. Adesso monteremo a ridosso di questo 2 o 3 giri di brush delle fibre di struzzo. Il brush serve per tenerle aperte. Faremo un collarino di fibre di struzzo che in acqua danno un volume enorme con un peso irrisorio. Le fibre sottostanti che abbiamo fatto col brush, come vedete, mantengono lo struzzo molto molto aperto. In acqua pulserà come un qualcosa di vivo, ma molto molto grosso.
vedete, ne monto due o tre per volta fino a completare tutta la circonferenza dell'artificiale. Questo possiamo continuare con il Millar o con quello che avete usato all'inizio, quindi dicevamo dubbing, crystal chenille, cactus chenille, quello che ritenete più adatto. Vedete, tutti questi passaggi contribuiscono ad irrobustire e a tenere l'artificiale sempre più nella sua forma. Arrivati grosso modo a metà del tubetto, ripeteremo quello che abbiamo appena fatto con brush e struzzo. Questo passaggio è identico al primo che abbiamo fatto. È ovvio che i colori che sto usando adesso potete variarli a vostro piacimento. Usando dei colori abbastanza tenui, un artificiale di questo tipo può essere tranquillamente costruito usando dei colori molto molto accesi. Vedremo con lo struzzo. Tutte le fibre di struzzo ovviamente vanno legate a ridosso del collarino ottenuto con il brush. Come vedete, tutto l'insieme è un qualcosa di veramente enorme. Ogni tanto però il poter disporre di un qualcosa di così grosso ci permette di staccare quei lucci che
altrimenti se ne starebbero apatici sul fondo del fiume. Allora, adesso possiamo, chiaramente è un artificiale totalmente di fantasia e quindi si presta a tutte le interpretazioni del caso. Allora, altri due o tre giri di Mila. Ecco qua. Adesso fisseremo gli occhi. Occhi, io ho usato degli occhi di Puglisi che ho incollato su un pezzetto di cannuccia uguale a quello che abbiamo usato per costruire il nostro meccanismo. Questo perché mi consente di ottenere una testa molto molto voluminosa. Allora, per incollarli ovviamente basta una goccina d'attac. Fissiamo gli occhi. Vedete, con questo pezzetto di cannuccia io riesco a ottenere gli occhi che stanno molto molto distanti tra di loro. Ecco qua, adesso un altro brush. Ecco qua, avvolgiamo l'ultimo brush, quando siamo arrivati agli occhi praticamente incroceremo il brush più volte. In modo, mi si è aperto il morsetto, incroceremo il brush più volte in modo da riempire tutto lo spazio del tubetto che sorregge gli occhi e poi arriveremo a coprire praticamente tutto il tubetto. Facciamo un nodo di chiusura. Terminata, se non che anche alla testa daremo una pettinata. La mosca è finita.